Salve a tutti amici, in questo video parliamo dei banchi di RAM per computer desktop. Dato che molti fanno domande di vario tipo su questo, volevo fare un video per spiegare quello che so io in merito ai banchi di RAM. Innanzitutto, adesso, se dovete comprarvi una nuova scheda madre, secondo me conviene prendersela con la compatibilità della nuova RAM DDR4, che è molto più veloce della DDR3, quindi meglio essere più avanti. È vero che comprare quelle per DDR3 sarebbe più economico, però ormai, visto che le DDR4 stanno entrando pian piano, meglio spendere un po' di più e utilizzare quelle in modo da essere a posto anche per il futuro. Poi, allora, ci sono due valori fondamentali da sapere per i banchi di RAM: la frequenza e la capienza. Ovviamente quasi tutti sanno che i banchi di RAM si distinguono in banchi da 8, banchi da 4, ma un altro valore fondamentale è la velocità in megahertz, che è, se non altro, più fondamentale della capienza, dato che adesso comunque tutti i computer di base hanno 8 GB di RAM o comunque 4, e una volta la mancanza di RAM era più frequente quando si aprivano troppi programmi insieme. Adesso di solito non è più un problema, a meno che non si utilizzino programmi di montaggio video molto pesanti, soprattutto programmi come After Effects, dove servirebbe tantissimi gigabyte di RAM. Poi, se vogliamo anche associare dei programmi esterni a della RAM, e quindi un tot di RAM da utilizzare per quel programma, un tot da utilizzare per tutti gli altri, questo è un altro discorso. Però in generale la capienza, diciamo, non è più un grande problema, ma è meglio avere un po' meno RAM piuttosto, ma averla più veloce, quindi la velocità in megahertz. Per esempio, la DDR3 probabilmente ce la potreste avere a 1600 MHz di velocità. Ovviamente è meglio averla più veloce possibile, però la scheda madre deve supportare tale velocità. Quindi, cosa principale: aprire il manuale della scheda madre, o comunque, se dobbiamo comprare la scheda madre, assicurarsi di poter leggere primo quanta RAM al massimo ci si può mettere. Quindi, non lo so, faccio un esempio: la scheda madre può supportare al massimo un totale di 16 GB di RAM, e quanto può supportare come singolo banco di RAM. Quindi, non so, una scheda madre che può supportare fino a un massimo di 8 GB per banco. Questa è una cosa importante. Poi c'è un altro valore che quasi nessuno conosce, che è il voltaggio. Il voltaggio di funzionamento del singolo banco di RAM. Ecco perché io consiglio assolutamente, quando si compra la RAM, di comprare innanzitutto in modo da riempire completamente la scheda madre. Perché questo? Perché c'è una cosa chiamata dual channel. Se voi guardate la vostra scheda madre da computer desktop, quasi sicuramente avrete 4 banchi di RAM, 4 slot comunque di RAM, per la RAM, con due colori diversi. Di solito sono due blu e due neri, potrebbe cambiare il colore. Cosa sta a significare questo colore diverso? Sta a significare che la RAM funziona a dual core. Facciamo un esempio con i processori, lo stesso sistema. Praticamente si dividono i carichi di lavoro, quindi non ha senso mettere un solo banco di RAM nella scheda madre, ma dobbiamo metterne o due o quattro. Quindi facciamo funzionare il dual core o il quad core. Poi ci sono alcune schede madri, se non erro, che hanno il trial channel, quindi hanno 3 più 3, 6, quindi in questo caso non è due ma gruppi di 3, sarebbe meglio, però sono casi rari, ho visto quasi sempre dual channel. Quindi innanzitutto sarebbe meglio comprare due banchi di RAM o quattro. Io consiglio quattro, riempire totalmente la scheda madre già al massimo della sua potenzialità e non ci pensate più. Io per esempio ho 16 GB di RAM, riempito completamente i banchi, stesso modello della RAM. Perché? Innanzitutto perché non ci sono, tra di loro potrebbero esserci dei problemi di compatibilità, soprattutto sulla scheda madre, quindi anche lì bisognerebbe poter leggere nella scheda madre la compatibilità scritta per quel modello. Tante volte non la si trova. Comunque, diciamo, se la RAM è quella di DDR3, per una scheda madre di DDR3 1600 dovrebbe andare, però la cosa migliore sarebbe accertarsi sul manualetto della scheda madre o sull'aiuto, sul supporto, vedere e leggere quali sono i modelli supportati di banchi di RAM. Quindi stesso modello, soprattutto anche perché hanno lo stesso voltaggio. Se abbiamo la stessa RAM dello stesso produttore, stesso modello di RAM, siamo sicuri di avere, non lo so, 4 banchi di RAM da 1,6 volte. Se no, cosa potrebbe succedere? Due modelli diversi potrebbe averne uno da 1,6 e un altro da 1,3 volte, per dire. Cosa succede? In teoria nulla, però queste piccole discrepanze potrebbero in alcuni casi causare un problema. Soprattutto mi ricordo su una mia vecchia scheda madre che non potevo nel BIOS impostare, come tutti
hanno di base il voltaggio in automatico sui banchi di RAM. Dovevo per forza definirgli un voltaggio, quindi cosa dovevo fare? Se avevo una 1,6 e una 1,8 per dire, dovevo mettere 1,7, una media, però a seconda di quello che mettevo mi destabilizzava tutto il computer, c'erano dei crash. Quindi adesso fortunatamente non è più così, io non ho più visto BIOS che hanno per forza la specifica del voltaggio, funziona in automatico, però anche se loro cercano di trovare il punto migliore, meglio avere i banchi di RAM tutti col solito voltaggio. Questa è una cosa importante. I banchi di RAM DDR4 funzionano con una frequenza di base da 2133 MHz, sono molto più veloci, quindi ecco perché è consigliata, soprattutto se volete videogiocare e fare montaggio video, le DDR4 possono fare moltissimo. Ovviamente la RAM è un componente fra tanti che determinano la velocità, quindi processore, scheda video, però questo era quello che volevo dire. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che oltre alla RAM, che deve essere uguale, quindi stesso modello e stessa capienza, ovviamente 8 più 8 più 8 più 8 per esempio, 4 più 4 più 4 più 4, oppure se a coppie 4 più 4, 8 più 8 e così via, e anche la frequenza. La frequenza dovrebbe essere ovviamente quella massima supportata dalla scheda madre, perché sennò non ha senso prendersi RAM più lente, ma deve essere uguale in tutti i banchi di RAM. Quindi se avete un banco a, non lo so, 1333, tutti gli altri devono essere a 1333, perché se ce n'è anche solo uno a 800, tutti i banchi di RAM andranno a velocità 800, quindi prenderanno la velocità più bassa del banco di RAM che va peggio, quindi attenzione. Quindi abbiamo detto tutto, sì, considerate anche che le DDR4 usano dei voltaggi minori, più bassi delle DDR3, quindi vuol dire miglior consumo energetico, meno calore all'interno del case, quindi assolutamente più consigliate le DDR4 da questo punto di vista. Costano semplicemente di più, unico svantaggio, però sono il futuro sicuramente. Poi ci saranno magari le DDR5, però da adesso in poi consiglio sicuramente DDR4, e da adesso intendo ottobre 2015, dipende quando state vedendo il video, magari più avanti ci saranno altri banchi di RAM, comunque in questo momento sicuramente consiglio le DDR4. Un saluto a tutti.